Ciao a tutti ragazzi, qua Paul e bentornati. Oggi siamo qua con questo nuovissimo video sul canale. Siamo tornati e oggi sono qua appunto per dirvi alcune cose che tra virgolette mi sono successe, ovvero sul fatto che in queste settimane non ho portato nulla sul canale, appunto. E però c'è un motivo valido, una spiegazione valida per questo fatto che è accaduto. Partiamo subito col dire di lasciare un bel cazzutissimo like per farmi vedere che ci siete. Ho visto da YouTube che, regà, siamo tantissimi. 1021 fottutissimi iscritti. Cioè, regà, tantissimo, figa. Devo portarvi lo speciale 1000 iscritti. L'abbiamo registrato, però, è successo un casino. Che però, vabbè, ve lo dirò nello speciale, appunto. Che penso che, se non sbaglio, arriverà fra 1 o 2 settimane. Scusatemi il ritardo, ma appunto quello che vi sto raccontando è costui quello che è successo. Comunque, partiamo subito col dire che non ho portato video settimana scorsa. E per questo, come ho detto prima, c'è un motivo. Ovvero, praticamente, una è la spiegazione del fatto che ho aggiornato una cosa della moto che sarà presente nel uno del speciale 1000 iscritti. Però lasciamo da parte quello. Ho dovuto portare la moto dal meccanico, quindi la mia piccola poverina è in infermeria un attimo. Comunque, l'ho portata perché semplicemente ha un problema, ovvero che rimane accelerata. Non so quale sia il problema perché io non sono un meccanico e per quello ho portato il Duke dal meccanico, perché rimaneva accelerata, nel senso che io dando gas da fermo in folle per sgasare come un figlio di puttana, dando gas, la moto, cioè, era stranissima. Adesso, cioè, mi fa fatica, faccio fatica anche a farvi il suono perché, tipo, facevo, cioè, non scendeva giù veloce, faceva, cioè, era stra diverso. Cioè, adesso mi state prendendo per il culo, mi farete le gif che, con la mia voce del cazzo. Però è vero, cioè, nel senso, rimaneva accelerata e questo comportava a un, tra virgolette, grave problema, ovvero che mi potevo schiantare in un momento all'altro. Perché il tempo di frenata era pari al, se io ci metto 25 metri, con questo problema ci metto 30 metri a frenare, quindi mi troverei schiantato contro un muro. Però, che non è ancora successo, quindi, grazie al cielo. Comunque la moto dal meccanico, tranquilla. L'altro problema è il fatto che, tipo la mattina, io vado sempre a scuola in moto la mattina, la moto ha freddo. O anche alcune volte non a caldo, ma quando sono in giro, schiacciando la frizione quando cambio marcia, mi va su da sola di giri. E questo comporta un gravissimo problema perché mi andava su tantissimo di giri, a tal punto di farmi uscire il simbolino dei che stavo sforando di giri. Quindi, raga, è abbastanza serio come cosa. Quindi avrei rischiato la morte tutti i giorni che andavo in moto. Però vabbè, cazzo mio, cioè, nel senso, sono vivo e vegeto. Ho portato la moto dal meccanico e purtroppo mi dovrà arrivare in, spero, in una settimana. Spero anch'io, perché, a parte che devo fare i video, ma quello lì è l'ultima parte che io penso, perché è più che altro, cioè, a parte che ci tengo molto alla mia moto, cioè io la tengo come se fosse oro, a parte la situazione del lavaggio, perché tipo sabato dovevo andarla a lavare. Cosa è successo? Pioggia di rotto, tipo in sti giorni, 3 giorni, 3 giorni di pioggia, raga, cioè è proprio incredibile. L'unica cosa che spero io è che nel momento che io non ho la moto non venga il sole più eterno possibile e quando la vado a prendere inizia a piovere, perché raga, io se no tiro giù i cristi. Tipo che vengono qua accanto a me e registrano accanto a me. È proprio una cosa incredibile, raga, veramente. Comunque, a parte gli scherzi, un'altra cosa che odio è praticamente prendere il pullman a scuola. Io se andavo sempre in moto, il pullman mi comporta gravi problemi alla mente perché mi sta sul cazzo andare in pullman, raga. È una puttanata perché io pago tanti di quei soldi, ovvero tipo, tanti di quei soldi io intendo 5 euro andate e ritorno, raga. Vi rendete conto? Io 5 euro faccio una settimana. Raga, 5 euro faccio una settimana. Invece con 5 euro col pullman faccio un'andata e un ritorno. Cioè, raga, ok, adesso mi starete sotto a scrivere non comprare il biglietto, fai come noi. Ok, ogni tanto non lo timbro, però, cioè, nel senso, se c'è il controllore devi per forza timbrarlo. E comunque un'altra cosa scomoda che è il pullman, ovvero io pago e non mi siedo. Regà, porca puttana, io pago e non mi siedo, cioè pago 5 euro e non mi siedo, cioè sto in piedi. No, mi sembra una cosa giusta. E poi un'altra cosa è che devo attenermi ai loro orari. Cioè, nel senso, se io quando vado a scuola in moto mi alzo alle un quarto alle 7, quando vado a scuola in pullman mi devo alzare alle 6 e un quarto, raga. Un casino di tempo prima. E quindi sono mongolo peggio di prima. E quindi
devo ottenere il migliorare del pullman. Se lo perdo lo prendo in culo. E poi anche il ritorno, cioè nel senso, quando esco alle 2 arrivo a casa sempre alle 3. Raga, un casino veramente, giuro, non ce la faccio più. Già pochissimo tempo che l'ho portato al meccanico e già mi piange il cuore, raga. Comunque, a parte gli scherzi, questo titolo di questo video penso che sarà clickbait, ma lo farò apposta. Penso, almeno cliccate sopra e vedete la mia inattività, il motivo. E nulla, comunque, se mi state chiedendo perché non hai portato video, siccome non hai la moto, perché non hai portato video di Ride 2, la sincera verità è che non avevo sbatti di portare video di Ride 2, sinceramente. Avevo voglia di portare video della moto, però nulla da fare. Questo video può giungere al termine. Le cose più importanti ve l'ho detto, ovvero che la mia moto è dal meccanico, quindi non so quando torneranno i video. Oggi cerco di fare il prima possibile per montare, renderizzare e caricare questo video per farlo vedere domani, ovvero mercoledì 7 febbraio. E poi questa settimana non penso che arriveranno altri video. Quindi, ragazzi, lasciate un bel like, un bel commento, commentate, condividete a tutti per farvi vedere che il problema che mi è successo. Bella, ragazzi.